La parola chiave di questa quarta domenica è la parola riconciliazione. Riconciliazione con Dio, una riconciliazione che Dio ci offre di poter vivere con Lui. È facile, come abbiamo detto anche nelle domeniche precedenti, che questo cammino della Quaresima registri, come fu per l'antico popolo di Israele, una serie di deviazioni, una serie di abbagli. Perché portano ad andare fuori strada, a prendere direzioni diverse rispetto a quelle che ci portano all'incontro con Dio, alla sua terra promessa. Ma abbiamo anche cercato di dire che il cammino di Quaresima ci deve aiutare a conoscere veramente chi è Dio, a conoscere Dio al di là di queste deviazioni che poi portano verso forme di idolatria, verso forme di presunzione, a volte anche del pensiero umano, che nella storia ha causato sempre disastri terribili. E allora ecco che la riconciliazione che il Signore ci offre e ci dona ci permette di conoscere il suo vero volto. È il volto di colui che nel deserto, mentre il popolo cammina verso la terra promessa, manda il cibo in quantità sufficiente perché ci possano essere le energie per camminare verso il luogo dove poter vivere come popolo di Dio, come popolo che vive in piena comunione con il suo Dio. E ce lo dice anche e soprattutto il Vangelo con la mirabile parabola del figlio il prodigo o anche detta del padre misericordioso, dove chi offre la riconciliazione è il padre, colui che ci permette di conoscere così il suo vero volto. Dio è colui che chiama continuamente l'umanità, che desidera che l'umanità possa vivere con lui, pienamente riconciliata, pienamente quindi partecipe di quella carità che è ricchezza di vita. Ci rimane allora l'esortazione dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi: lasciatevi riconciliare con Dio. Siamo fiduciosi, docili, lasciamoci accompagnare da Lui, ascoltiamo sempre con fiducia e speranza la sua voce, voce di Padre che ci accoglie per farci vivere con Lui. Quello che lega i due fratelli nella parabola del Padre misericordioso è un unico filo, il filo dell'egoismo, dell'avarizia, un filo che divide. Tutti e due ricevono la stessa parte di eredità. Uno la spende per cose che pensa possono dargli piacere, l'altro, anche se non se ne parla, sicuramente la trattiene per sé. Entrambi nel momento della difficoltà sperimenteranno la tristezza della solitudine, non trovando nessuno disposto a capire i loro bisogni. Questo perché quando ne hanno avuto la possibilità non sono stati capaci di sperimentare la gioia della condivisione. Ed è proprio a questo che noi cristiani siamo chiamati, soprattutto in questo tempo di Quaresima, ad intrecciare reti di solidarietà. Non sempre ne saremo capaci, tante volte saremo tentati di comportarci proprio come fanno i due figli della parabola. Ma non scoraggiamoci, affidiamo le fragilità del nostro cuore al nostro Padre Celeste, che è un Padre di misericordia. E proprio come fa nella parabola, ci aspetta con le braccia allargate. Buona domenica a tutti. In questo tempo di Quaresima siamo chiamati a vivere la nostra conversione. E conversione è proprio questo cambio di mentalità, questo cambio di direzione che noi dobbiamo avere. E soprattutto in questa quarta domenica di Quaresima ci viene posta davanti la parabola del Padre misericordioso. Il Padre misericordioso che sta lì ad attendere il nostro ritorno. È lì alla porta, ad aspettare. Non importa se abbiamo sperperato la sua eredità, non importa se abbiamo tradito la sua fiducia, se ci sentiamo peccatori. Lui sta lì e ci ha continuato ad amare e continua ad amarci profondamente, di un amore immenso. Allora questo è il tempo di cambiare direzione, è il tempo di ritornare a Lui, perché Lui vuole donare un senso alla nostra vita, vuole farci tornare ad amare, amare prima noi stessi, amare gli altri, amare Dio. Allora prendiamo questa possibilità, torniamo ad amare e torniamo al Padre. Buon cammino di Quaresima e buon ritorno a Lui.